Buongiorno, siamo a Ponte Vecchio in via San Francesco, dopo il ponte sul Naviglio, e siamo all'interno di una corte per un'altra santella molto bella. Che santella è, Francesco, questa? Graziano, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, qua siamo in un bel cortile di Ponte Vecchio perché adesso abbiamo finito le cappelline e le santelle di Magenta e in queste settimane vi faremo vedere quelle di Ponte Vecchio. Allora, all'interno di questo cortile sulla parete c'è questo bel dipinto che è un po' segnato dal tempo, ma era molto bello. Madonna col bambino e i santi. I santi sono sempre stati un po' indecifrabili e non si sa che santi siano. Giù in basso c'è la scritta che non si legge più, però fidatevi perché la foto di anni fa mi è stata fornita dalla Esterina Simonelli, che è qui Ciao Esther. presente. Ciao, ciao a tutti. Che ci ha dato una mano sulla ricerca delle santelle di Ponte Vecchio, dove cita Sante Dei Genetrix Ora Pro Nobis. Cosa significa questa frase in latino? Santa Madre di Dio prega per noi. Tra l'altro è una delle citazioni inserite nella seconda parte dell'Ave Maria, seconda parte che dice: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ecco, è esattamente questa citazione, ovviamente tradotta dal latino all'italiano. Madre di Dio, perché? Allora, nel Concilio Ecumenico di Efeso viene pronunciato la formula Madre di Dio come dogma della Chiesa, della nostra fede. Da lì Maria diventa Madre di Dio, è pronunciato come dogma della Chiesa e dogma della nostra fede. Tra l'altro, l'origine vera di Madre di Dio deriva dalla parola Theotokos, che è greca, che letteralmente significa genitrice di Dio. Quindi, tra l'altro, queste frasi, queste pronunce sono inserite nelle litanie lauretane che, come sapete, derivano dalla casa di Loreto, che era la casa di Maria di Nazaret, traslata nella basilica di Loreto, c'è ancora la casetta originaria. Ecco, per cui la citazione Santa Dei Genitrix Ora Pro Nobis, che in latino è Madre di Dio prega per noi, è inserita sia nell'Ave Maria sia nelle litanie. Ecco, io ritengo questa santella, anche se avrebbe bisogno un po' di un restauro, era veramente bella, sicuramente XIX secolo. Avrebbe bisogno una sistemata, ma molto bella, e ancora una volta ripercorre la devozione del nostro territorio della Madonna. Come abbiamo visto in precedenza nelle scorse settimane e come vedremo in queste settimane, la stragrande maggioranza sono tutte santelle sulla Madonna e sui momenti della Madonna. Ecco, per chi non sapesse, anche se è un cortile privato, ma ho visto che i residenti sono molto gentili, per chi volesse venire a vederla, entrate nel cortile in via San Francesco, Chiedete, si sa mai. chiedete gentilmente come abbiamo fatto noi e venite a vederla perché merita, è molto bella.